EGMA 2023, siamo allo stand beta con Nicolò, che è responsabile stampa, diciamo così, sì, giusto? Sì. Ok. E Marco ci presenta oggi le novità beta del quanto riguarda l'enduro, il cross, e la novità assoluta Beta Alp, che è stata restaurata in tutto, e ora a lui la parola. Motore innanzitutto. Allora, Alp 4.0 è completamente nuova, in realtà è tutta, è stata completamente ridisegnata a partire dal motore al telaio, le plastiche, sovrastrutture, tutta è completamente nuova. Raffreddata liquido, non più aria. Esattamente, rispetto al 4.0 che conoscevamo è rimasto il nome e il modo di utilizzare questa moto, e tutto è stato rivisto in chiave moderna, perché le plastiche, vediamo, comunque sono, hanno delle forme geometriche, fare a LED, strumentazione digitale, un propulsore comunque affidabile, mantenendo la stessa maneggevolezza comunque del modello precedente. I consumi sono assolutamente aggiornati ai tempi di oggi, c'è l'ABS, c'è tutta la strumentazione di una moto moderna. Sì, funziona a cavo, comunque poi l'ABS è disinseribile, ovviamente, per chi utilizzerà la moto in fuoristrada. Nelle due mappe a disposizione è disinseribile, e ogni volta che si spegne la moto, comunque per questioni di sicurezza, lo facciamo riattivare, così che quando la utilizzi su strada mantiene tutta la sicurezza del caso. Alp 4.0 poi è stata declinata nel modello Scrambler, che è omologata a due posti. Che è omologata, sì. Rispetto al precedente. Sì, sì, questa è omologata per due posti, i maniglioni per il passeggero sono belli saldi e comodi, così come le pedane. Le pedane hanno lo stesso gommino di sempre dei modelli precedenti, che è removibile, per cui grip fuori strada e comfort su strada. Questo si smonta per avere il massimo comfort in tutte le situazioni. Cavalli? Ti guardo la scheda tecnica. Siamo su orizzonte. Sì. Una trentina di cavalli, sì. Certo. Domandona che faranno tutti. Questo si può spostare qua? Allora, fuori strada? Non ancora, però stiamo pensando a tutta una serie di accessori. Per adesso abbiamo già messo a catalogo i paramani, le borse e tutta una serie di altri accessorietti. Esatto, qua ci andrà una borsa morbida, così come è questa, che viene qua, che ha poi delle comode tracolle, tra l'altro, per poterla portare con sé. E poi arriveranno, sì, tutta una serie di accessori per renderla o più stradale a seconda dei gusti o più fuoristradistica. Che c'è anche la versione Scrambler. Scrambler, esatto, l'abbiamo chiamata Alp X, ed è la versione più stradale del modello che abbiamo appena visto, perché ha delle ruote più piccole con un intaglio meno marcato, quindi più adatta all'utilizzo su strada. È da 18 o... Sì, sono 17-19 in questo caso, mentre su Alp 4.0 sono 21-18, esatto. Qua la base tecnica rimane sostanzialmente identica, è la stessa, se non con dei piccoli adattamenti alla mappa motore, e poi quello che cambia è appunto l'altezza, dovuta al fatto che le ruote sono più piccole e tutte le sovrastrutture, quindi le plastiche sono più rastremate, il faro diventa tondo, sempre a LED, poi comunque la sostanza è quella di Alp. Nel catalogo rimane ancora la 200? Assolutamente, la 200 rimane con il motore più piccolo, raffreddata d'aria, e con una vena, diciamo, più avventuriera in termini di fuoristrada, ecco, perché la poi... fungaiolo. Esatto. La fungaiolo, allora. Vabbè, poi abbiamo ancora tutta la gamma enduro, piccole cilindrate, grandi cilindrate, queste sì. Motari. Sì, qua abbiamo tutta la nostra gamma attuale, e tra questi modelli abbiamo delle novità a livello grafico. Per esempio, il primo Motard che abbiamo visto, l'R, ha un aggiornamento grafico. Questo è il 50 Track, il più amato dai ragazzi, anche questo ha una nuova grafica. Tutta la gamma dei mini elettrici, quindi dei più piccoli, esatto, perché... di proprietà. Ricordiamo che i big partono sempre dalle basi. Tutte moto propedeutiche all'avviamento sulle moto da trial, quelle abbiamo in scala, quindi dopo la XL elettrica si passa alla 80 con il motore a scoppio, motore termico, e per poi arrivare alle moto da trial specialistiche. Ma che piace in trial, vedo che la colorazione nuova, che è basata sul grigio, molto bella. Esatto, colorazione nuova per il Mai 24, che è il modello, diciamo, standard di casa Beta, fino a quando poi usualmente gennaio-febbraio abbiamo le versioni factory. Questa qua mi ricorda l'Alp vecchia col faro quadrato. Questa è la versione semplicemente con il kit omologazione, perché comunque, oltre a utilizzarla nelle competizioni, per chi vuole praticare un minimo di moto alpinismo,
turismo con un quattro tempi che è più adatto, che è il modello dietro, possiamo montare tutto, comunque fare frecce. Diciamo che, adesso lo diciamo senza peli sulla lingua, deve piacere. Però serve per mettersi in regola con il codice della strada. Tanti sul canale mi hanno detto, ma non sei in regola, ho capito, ma invece... fuori strada non può andare con la targa, le frecce. Poi adesso, quello che piace ai più sono i cinquantini e la gamma enduro. Da enduro. Quindi qui abbiamo un modello base, il modello sport che è intermedio, il racing che è il pronto gara per i più giovani, con cui abbiamo tanti ragazzi che hanno fatto anche il nostro trofeo con questa moto. E poi abbiamo i 125 quattro tempi con questa, che è una nuova versione che presentiamo qua, che ha il motore Minarelli, ha delle grafiche particolari che sono opaco lucido, una serie di dettagli in Ergal che la arricchiscono un po' rispetto al modello T. E poi abbiamo le enduro vere e proprie, le specialistiche. Qua abbiamo X-Trainer. Non sembra, ma è amata da molti, soprattutto perché puoi fare un enduro facile. X-Trainer è una moto fantastica perché comunque è più bassa rispetto alla moto da enduro, ha un motore e basta guardare comunque la forma dello scarico, che ricorda molto la moto da trial. È una moto quindi dolce nell'erogazione, è una moto molto molto che mette molto a tuo agio e quindi di conseguenza ti consente di divertirti sempre, tirar fuori una potenzialità che magari con un modello più complesso da utilizzare è difficile a volte tirar fuori. Quella era il 250, questo è il 300. E poi abbiamo le enduro specialistiche nella versione standard, che sono tutte queste rosse. Sono i nostri 8 modelli, 4 due tempi e 4 quattro tempi, e poi ci sono le versioni racing, che sono quelle che hanno la grafica 480, addirittura da 450 adesso siamo arrivati al 480. 480 è la più grande che abbiamo, sì. E qua abbiamo la versione racing dei modelli, quindi le vere e proprie pronto gara, che hanno Kayaba davanti e dietro, quindi sia forcella che monoammortizzatore, hanno delle modifiche al motore per renderle un po' più pepate, hanno una serie di componenti in Ergal, hanno tutto quello che serve per essere pronti ad andare in gara. E qua abbiamo un momento di transizione, perché abbiamo le ultime enduro racing che ci portano poi alla vera novità di quest'anno, che è la moto da cross, il 450 a quattro tempi. Questa è la 300 Racing, che come novità ha la doppia candela. La doppia candela? Sì, ha la doppia candela. Come la moto del nostro Brad Freeman. E poi abbiamo il 450, quattro tempi. Quindi l'ultima novità in casa bene. Esatto, la vera novità di quest'anno nell'ambito fuoristradistico, e che ci consente di arrivare veramente con il modello di produzione delle moto che fino ad ora abbiamo visto girare per 3 anni in MXGP con i nostri piloti. Sul palco abbiamo la moto di Watson e quella campione del mondo di Steve Holcomb. Ti ringrazio. Grazie a voi.